Ragazzi, la danza della pioggia ha funzionato! Ha funzionato! Sta piovendo! Piove! Solitamente bisogna fare la danza per il sole, dai, nei posti in cui piove sempre, sempre grigio, invece noi volevamo la pioggia ed è arrivata! È arrivata, speriamo che adesso pulisca bene tutto! Che il fumo sparisca! Oggi quindi non facciamo nulla perché il tempo è così! In teoria domani il tempo dovrebbe essere bello, quindi questo sguaccio lo fa solo oggi, però a noi va benissimo e domani andremo a fare qualcosa di diverso. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Oggi belli e brutti! Nonostante la giornata non è bella, noi ci siamo svegliati con questo entusiasmo nel corpo. Con ed la è voglia, raro! Con la voglia di fare! Ed è raro perché la mattina siamo sempre zombie, ma questa mattina ci siamo svegliati con la voglia di fare perché cambiamo mezzo. Non useremo i piedi! E nemmeno il van! Saremo un altro mezzo per girare Kenmore e scoprirete cosa facciamo in questa giornata che purtroppo non è perfetta, è un po' nuvolosa, c'è sempre il fumo, ma quello ormai ci siamo abituati noi, ci siete abituati voi. E niente, quindi adesso facciamo una ricca colazione, ci prepariamo psicologicamente e ne approfittiamo anche per lanciare il sondaggio. Sondaggio, amiciacci sì o amiciacci no? Allora ragazzi, parliamoci chiaro e tondo. Allora, a qualcuno non piace. A qualcuno non piace. Il nostro modo di dire amiciacci. E quindi abbiamo pensato di lanciare un sondaggio. Perché ci sono molte persone a cui piace, alcune a cui non. Quindi vogliamo essere democratici. E la maggioranza vince. La maggioranza vincerà, quindi al riguardo faremo un sondaggio proprio su YouTube, giusto? Sì. O anche in questo video sui commenti, scrivete quello che pensate. Quindi dopo aver messo il vostro commento ci dite amiciacci sì o amiciacci no. A noi piace, noi quando lo diciamo col cuore, lo diciamo in modo simpatico, quindi penso che, insomma, boh, a noi piace. Amiciacci! Ecco, quindi chiusa parentesi. E quindi niente, facciamo colazione e andiamo. Andiamo. Colazione da campioni. Ovviamente non può mancare il cioccolato. Cioccolato e caffè. E andiamo. Andiamo. Mentre la Mara si fa bella, vi faccio vedere le condizioni climatiche di oggi. La giornata non è malvagia, non è malvagia. Vi faccio un po' vedere da fuori. Questa è la visibilità, che non è male. Non è nemmeno nuvoloso, è completamente soleggiato. C'è un po' di fumo, però ci accontentiamo, giusto Mara? Per forza, che dobbiamo fare? Ha piovuto. Abbiamo fatto la danza della pioggia, ha funzionato. Le condizioni sono migliorate. Sì, dai. Ci accontentiamo. Allora, ci siamo spostati da dove abbiamo dormito questa notte e siamo arrivati nel centro della città di Kenmore. Adesso prepariamo gli zaini e poi andiamo, così scoprite quello che facciamo stamattina. Abbiamo preparato tutta cibo. Spuntini, non manca nulla, speriamo che non si spaccano. Mettili tra le felpe. Prepariamo lo zaino. Ragazzi, dopo una preparazione cinematica, già la Mara mi vuole far togliere lo zaino perché si vuole mettere la felpa che sta freddo. Ma fa freddo!
quando gli dico a lui, oh, ma copriamoci. Cioè, ogni secondo a riprenderci tutti i movimenti, già dobbiamo smontare tutto e riniziare da capo. Adesso vediamo, cominciamo ad andare a far vedere cosa andiamo a fare. Questo è il nostro mezzo di oggi. Oggi andiamo a farci un bel giro in bicicletta. Ragazzi, avevamo lanciato l'hashtag caschetto obbligatorio nei trekking e qui è obbligatorio con le bici, quindi visto. Siamo pronti? Allora ragazzi, come avete visto, questa era la sorpresa. Oggi cambiamo mezzo. E qual è il modo perfetto per girare una zona di montagna se non la bicicletta? Soprattutto quella elettrica, elettrica. Perché queste sono due biciclette elettriche gentilmente concesse dal renting, quindi Rebound, dalle biciclette a noleggio Rebound. Quindi ragazzi, lasceremo il link del loro sito, dategli un occhio. Andiamo a farci un giro intorno alle Three Sisters, quindi che sono le famose montagne che fino all'altro giorno vedevamo da lontano con la nebbia, col fumo. Quindi oggi andremo sotto queste montagne che si chiamano Three Sisters, quindi tre sorelle, e sono simili alle nostre tre cime di Lavaredo. Sono tre torri che poi scoprirete. Quindi adesso andiamo e godiamoci questa giornata diversa di pedalata. Ho preso le bici. Saluto al nostro van parcheggiato proprio vicino al negozio. E un saluto alla Flecchia. Hola. Quindi la giornata di oggi cosa prevede? Andiamo a vedere queste Three Sisters e andremo, in questo momento siamo qui, andremo a percorrere tutta la strada fino al villaggio delle Three Sisters e andremo a percorrere tutto il fiume Bow. Una cosa che voglio dire è che la zona di Kenmore e del Banff sono perfette per le biciclette. Ci sono tantissimi trail e ce n'è uno che è famosissimo, si chiama il Legacy Trail, che collega la città di Kenmore alla cittadina di Banff nel parco nazionale. Quindi circa 30 km, 25 km. Sono, sì, sono circa 25 km andata, quindi andata. Sono una cinquantina di chilometri andata e ritorno. Però con l'e-bike. Con l'e-bike si fa subito. Ci avevano consigliato di fare quella in realtà, però abbiamo preferito fare quest'altra perché abbiamo fatto talmente tante volte in su e in giù Banff Kenmore con la macchina che abbiamo detto, il panorama lo abbiamo già visto, quindi ne facciamo uno nuovo. Però ci sono veramente, c'è proprio un sistema di trekking, di camminate per le biciclette e anche per chi vuole camminare, incredibile. Quindi è una zona perfetta per essere esplorata con le biciclette. Sì, e non solo, nel senso, ogni trekking, ogni cammino, ogni sentiero, percorso, ti dice appunto se è fattibile farlo sia con le bici che a piedi oppure solo a piedi. E anche il livello di difficoltà, ovviamente. Thank you.
Come sta andando, Flecchia? Sta andando che la e-bike è un lusso. Anche se secondo me domani avrò male al sedere. Però è il modo veramente migliore per esplorare la zona. Perché ragazzi, sì, già abbiamo fatto 5 km e siamo partiti 20 minuti fa. Cioè, zero fatica. E poi ragazzi, i percorsi sono ben mantenuti. Ben mantenuti, ben segnalati. E ce ne sono un sacco, quindi arriviamo sotto queste tristissime. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat, like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to never end. Lost my head. Allora, siamo arrivati nel villaggio delle Three Sister, che altro non è che un villaggio in procinto di essere costruito, perché tutte le case sono nuove e tantissime sono in costruzione, e siamo proprio sotto a una delle tre sorelle, che in pratica adesso siamo talmente tanto sotto che non si vedono più. Quindi facciamo una ciclabile che ci ha portato in questo villaggio, fa il giro del villaggio e poi torna per la stessa strada che abbiamo fatto, oppure possiamo prendere dall'altra parte del fiume. Sì, e la ciclabile è ben tenuta, davvero ben tenuta. E i panorami sono mozzafiato. Sì, belli. E noi, come vedete, non abbiamo nemmeno il fiatone perché le e-bike, ragazzi, guarda, uno spettacolo. Perché sul nostro van non ci stanno le bici, perché altrimenti un pensiero... Ce lo facevamo, sì. Vediamo, si può sempre mai mettere un posto a bici dietro. Una cosa che vi vogliamo far vedere è che qui in Canada, nei sentieri, nelle piste ciclabili, nei parchi, ti mettono gratuitamente i sacchetti per raccogliere la popò, la cacchina dei cani. In Italia non c'è questa cosa, per quello vogliamo farvelo notare. Cioè, che io sappia, non c'è. Eccole. Quelle là sono le tre sorelle. Dai, ci assomigliano un pochetto alle tre cime. Sì, dai. Allora, e siamo anche fortunati, ragazzi, perché veramente nei giorni scorsi non si riuscivano a vedere. Oggi la visibilità è quasi perfetta.
Quasi, quasi, la Mara sbuffa. Nonostante affumicato, si riesce a vedere. Abbiamo azzeccato il giorno giusto oggi. Come va con l'e-bike? Guardate lo stile della flecchia, ragazzi. Ma vi piace di più la flecchia nel van oppure sulla bicicletta? La flecchia sportiva, finta sportiva. Allora amici, pausa pranzo perché abbiamo già pedalato. Abbiamo lo stomaco vuoto. Abbiamo lo stomaco vuoto e abbiamo già pedalato circa 20 km più o meno, 15 km. E in realtà non abbiamo fatto nulla perché hanno fatto tutto loro. Le nostre mitiche amiche. Che adesso si stanno riposando davanti al Bow River. Quindi adesso mangiamo, ci riposiamo e poi continuiamo. Andiamo verso il Legacy Trail, non lo faremo tutto, però visto che siamo andati spediti e non abbiamo faticato, abbiamo pensato, ma perché no, facciamone pure un altro. Continuiamo. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never. Hai visto come sono atletica? Guardate la flecchia a 30 km orari! Chi si poteva immaginare che ero così atletica? Adesso io e Cinta facciamo la gara. Andiamo che vince! Amici, abbiamo fatto un pezzetto di trail del Legacy. Abbiamo percorso 42 km. Siamo stati bravi. Non abbiamo sudato neanche una goccia di sudore. E adesso torniamo a consegnare le biciclette e poi ci facciamo un giro per la città veloce perché è molto molto piccola. Sì. Quindi oggi concludiamo questa giornata così. Come on.
Amici, siamo tornati a casina. Dai, è stata una bellissima giornata, soddisfacente. Avete visto i due vagabondi atleti? Cioè io non salivo su... Beh, atleti. Fino a un certo punto perché era elettrica, quindi non modo di dire. C'era poco da fare. Non abbiamo insomma. Il fiatone, non abbiamo una goccia di sudore. Cioè, 40 km così farei tutti i giorni, no? Ringraziamo di nuovo i ragazzi di Rebound Cycle che ci hanno messo a disposizione queste due biciclette. Quindi mi raccomando... Se volete venire a Kenmore, affidatevi a loro, hanno un sacco di bici, sia elettriche che non, e non solo. Quindi lasceremo il loro link sotto al video, se gli volete dare un occhio.